da tanto che non continuavo con questo format. Benvenuti su Danza con Joe. Non c'entra niente il tema di oggi per quanto riguarda il tema del mese, ma ho voluto fare questo video perché, appunto, come ho detto nell'intro, era tanto che non facevo un video su il borsone perfetto. Abbiamo parlato nelle scorse puntate di abbigliamento e di accessori o comunque oggettistica varia ed eventuale che può servire ai ballerini. Adesso parliamo di quadernini. Quanti di voi hanno un'ossessione per i quadernini, la cartoleria, l'appuntare tutto? Io sì. Anche per chi magari non è pratico, vi do 5 idee molto divertenti per unire la vostra passione per la scrittura, l'appuntare, l'ossessione compulsiva nell'appuntarvi tutto, con la passione per la danza. La prima idea che vi do è la più banale, inutile dirlo, la più banale in assoluto, ovvero un'agenda. Un'agenda unicamente per la danza. Utile soprattutto per chi già è a un livello un pochino più alto, ma utile in generale a tutti per appuntarsi qualunque tipo di cosa, dalle prove, gli orari e quant'altro, gli orari delle lezioni, gli spettacoli, ciò che serve, gli impegni, le scadenze, le consegne, insomma tutte queste cose che a volte non saltano subito alla memoria, anzi la maggior parte delle persone si dimentica, ma comunque se avete un'agenda nel quale segnare tutto esattamente come un diario scolastico non vi dimenticherete più nulla. Un'idea molto interessante che vi posso dare è un diario coreografico, una cosa che io voglio fare da un sacco di tempo perché sto cominciando a dimenticarmi, tra virgolette, alcune mie coreografie passate che ho insegnato, comunque che ho fatto io e via dicendo. Arriverà comunque il momento che la mia memoria d'elefante cadrà in declino. Non è questo il giorno, ma comunque un giorno farò un diario coreografico. Ma di cosa si tratta? Semplicemente su ogni pagina del vostro quaderno, ogni due pagine, insomma, io non so qual è la grandezza della vostra scrittura, segnate tutto ciò che c'è da sapere sulla tal coreografia. Quindi, titolo della coreografia, la canzone, il costume, come è composto, che cosa bisogna procurare per il costume, magari le posizioni, in modo da ricordarsi sempre dove si è nelle coreografie, soprattutto per chi ha poca memoria è molto utile questa cosa. E magari una cosa ancora più carina è segnare l'anno e l'occasione nel quale si esegue tale coreografia. Una cosa carina, poi sarebbe ancora più bello se c'è la possibilità di incollare a fianco ad ogni descrizione della coreografia magari una foto dove siete voi in costume oppure le persone a cui insegnate in costume, in modo da ricordarsela in maniera fotografica, proprio come faccio io. Un'altra cosa molto carina che si riallaccia forse in parte alla precedente è un diarietto delle musiche, che non significa solamente le musiche delle coreografie, ma in generale tutti i brani che vengono usati durante una lezione, il che vi aiuta soprattutto quando non avete la possibilità di fare lezione, di ripassarvi appunto gli esercizi di riscaldamento anche via dicendo. Gli insegnanti normalmente sono molto permissivi per quanto riguarda il divulgare, il condividere la propria musica, quindi basta chiedere. E in questo diarietto, appunto, così come per quello coreografico, magari vi potete segnare l'anno nel quale sono state usate determinate musiche, sicuramente arricchirà la vostra cultura musicale. Sarebbe appunto carino fare anche delle playlist, magari sul vostro telefono, sul vostro MP3, non so se si usano ancora gli MP3, comunque ci siamo capiti. Sarebbe veramente molto molto carino. Un blocchetto per gli appunti per segnarvi le correzioni che vengono fatte a voi, agli altri, durante le lezioni. Gli obiettivi che magari uno si pone in tale disciplina, per dire, entro il saggio finale io dovrò saper fare 3 pirouette fatte in un determinato modo e uno ci lavora e poi appunto di conseguenza scrivete anche i successi che avete ottenuto durante l'anno. Questo vi aiuterà a capire quanto la danza vi può migliorare anche solo magari da una lezione con l'altra. È un'idea super carina secondo me e molto molto utile per avere un focus chiaro e pratico di quello che si vuole raggiungere, di quello che si è raggiunto, di quello che ci viene corretto per raggiungere appunto il nostro obiettivo. In ultimo, ultima idea che vi propongo, i programmi. Questo è molto più complicato e sicuramente più utile per un insegnante che per un allievo, ma anche un allievo ci si può cimentare sicuramente. Scrivere i programmi, soprattutto magari per una danza acrobatica o una danza moderna, aiuta sicuramente a completare la precedente idea, quindi avere degli obiettivi chiari.
Ogni volta che c'è un passo nuovo che viene segnato, ogni volta che si ha appunto una scaletta precisa della lezione con degli obiettivi chiari che l'insegnante vuole dare a tutta la classe, è bene scriversi tutto. Poi l'insegnante ovviamente lo fa magari in maniera più specifica, quindi per prepararsi il tale esercizio di riscaldamento magari si segna i conti, la musica come è divisa e via dicendo. E insomma, anche per un allievo però comunque è molto stimolante secondo me, per la memoria, per la pratica e via dicendo. Insomma, queste erano le mie 5 idee per completare i vostri quadernini da portare sempre con voi. Ovviamente non siete tenuti a farlo, ma sicuramente vi ho dato qualche idea utile per passare il tempo, per migliorarvi anche come ballerini e praticanti di danza. Fatemi sapere che cosa ne pensate qua sotto nei commenti e dateci un sacco di altre idee per completare dei quadernini che riguardino la danza. Se vi è piaciuto questo video lasciatemi un like di supporto. Se pensate che queste 5 idee per i quadernini possano interessare i vostri amici, parenti e conoscenti, condividete questo video su tutti i vostri social. E se vi piace quello che faccio su questo canale, iscrivetevi e cliccate sulla campanella. Noi ci vediamo giovedì 18 con Gio Consiglia. Invece con il prossimo Danza con Gio ci vediamo il 22 di marzo. Un bacio e ci vediamo alla prossima!